è il nuovo coro inventato dai ragazzi della Curva, una canzone che è diventata la colonna sonora ideale di questa terza tappa del Verona in UEFA e che farà da sottofondo a questa avventura europea. Già, il viaggio continua. Stettino, Utrecht, Bucarest. Pensare che il destino ce l'aveva messa tutta per contrastare la marcia dei gialloblu. Innanzitutto quelle maglie bianconere, quella divisa così simile a quella dello Sturm Graz. E poi soprattutto la bufera di neve che si è abbattuta su Bucarest proprio nella notte precedente alla partita. Neve che ha coperto completamente il campo, rendendolo impraticabile, insidioso, difficile. Ebbene, il Verona ha dimostrato ancora una volta di aver acquisito la giusta mentalità, quella della grande squadra europea, capace di adattarsi ad ogni situazione, capace di produrre gioco anche in queste disastrose condizioni ambientali. Già, gli orsi di Bucarest. Orsi che sembrano in letargo, che restano tranquilli, ma che al momento giusto sanno mordere, sanno dare la zampata vincente con tanta grinta, con tanto carattere. Orsi buoni, allegri, simpatici, che alla fine fanno festa con chi tanto generosamente li ha seguiti. Già, anche i tifosi hanno saputo adattarsi al clima di Bucarest. Sotto la fitta nevicata e con un freddo pungente, centinaia di veronesi hanno scaldato l'ambiente con i loro canti, con le loro bandiere, con striscioni ispirati dalla tipica allegria montevaldina. Hanno vinto tutti mercoledì a Bucarest e tutti meritano di entrare con pieno onore nell'elite del calcio europeo. Tardo pomeriggio, dopo 2 ore di volo, si raggiunge la capitale della Romania. La squadra viene alloggiata all'Hotel Flora, mentre giornalisti e tifosi trovano posto in altri alberghi della città. La mattina dopo non c'è tempo per visitare Bucarest. La partita si giocherà ad un orario inusuale e così Di Gennaro e compagni, già alle 11 del mattino, sono allo Stadio Regia di Bucarest. Un impianto piccolo, sicuramente inadeguato ad ospitare una gara di Coppa UEFA. Il terreno di gioco sembra più largo del consueto. È un po' allentato per la pioggia dei giorni scorsi e Bagnoli così porta i suoi nel gibboso campo dell'antistadio. Il sole non riesce a scaldare nessuno, la temperatura sfiora lo zero. Il Verona si allena in scioltezza, scatti, colpi di testa, esercizi con la palla, mentre Mascetti, come ormai tradizione nelle trasferte di Coppa, affianca Bagnoli, prendendosi cura di Giuliani e Copparoni. Le disastrate condizioni del terreno di gioco consigliano Bagnoli ad evitare la partitella. Si torna quindi al Flora per il pranzo e per la consueta chiacchierata dei giornalisti con Bagnoli. Eccoli qua, Biro in mano e block notes spalancati, tutti sembrano pendere dalle labbra del tecnico del Verona. Bagnoli è semplicemente un grande allenatore, non un mago né tantomeno un meteorologo. Partiamo. La partita che o vai fuori o sei dentro, perciò temi quello, solo andare fuori, basta, il resto è una partita di calcio. Si pensava che di trovare un clima, invece mi pare abbiamo trovato sì, un po' freschino, però sembra che le giornate sono buone. Il campo l'abbiamo visto, se non piove dovrebbe essere anche buono anche il campo, perciò mi pare che come così, fattore ambientale mi pare che siamo nella normalità. Insomma. Un fatto sicuramente inusuale di questa trasferta di Bucarest è l'orario di inizio della partita, alle 11. Che problemi potrebbero esserci, dottor Biscardo? Sì, le 11 sono mezzogiorno, intanto in ora locale, quindi siamo già ambientati a quest'ora. Ci sono 2 ore di anticipo sugli orari normali. Diremo che ci sarà una leggera modifica di alimentazione, più che altro sarà una colazione abbondante, invece che avere una piccola colazione e un piccolo pasto. Ecco.
Fuori dall'Hotel Flora troviamo un'altra testimonianza della cresciuta statura del Verona in campo europeo. Da dove venite? Da Roma. Lei da dove viene? Termoli. E lei? Roma. Ecco, tifosi del Verona a Roma, anche a Termoli, quindi come mai? Al momento è la squadra migliore che ci abbiamo nelle coppe, quindi che ci rappresenta come italiani all'estero. È sicuramente una squadra che sta dando grosse soddisfazioni. Ma torna l'allegria alla vista dei tifosi veronesi. Il gruppo è al gran completo, tutti gli aerei sono arrivati. Non si è ripetuto, insomma, quanto accaduto a Stettino, con i tifosi giunti in Polonia praticamente a fine partita. Tutti insieme si raggiunge il piccolo stadio Regia. L'atmosfera è da film degli anni 50, soldati in divisa ai bordi del campo e sugli spalti una massa grigia di persone sotto una fitta nevicata. Lo stadio è strapieno e pur di non perdere la partita ci si adatta a posizioni di fortuna. I tifosi dello Sportul si fanno sentire, ma i gialloblu non sono da meno. Vengono suddivisi in tre settori, tra il pubblico anche il sindaco Sbuarina insieme a Pulica e a Mingon. È tempo di appendere gli striscioni, questo I Love Peara vince lo scudetto della simpatia e poi via con i cori e gli applausi. Accanto allo stadio, in uno scenario irreale, i gialloblu cercano di vincere la tensione e il freddo. Hai visto che si attacca la neve al pallone? Speranze e preoccupazioni si accavallano in questi minuti che sembrano non trascorrere mai. Quasi per sbaglio ci troviamo in tribuna d'onore accanto all'ambasciatore italiano, mentre Campan è in piedi tra mille colbacchi. Con 5 minuti di ritardo le due squadre entrano in campo, guidate dai due capitani, Di Gennaro e il temuto Korać. Mentre la squadra raggiunge il centro del campo, si avvia alla sua panchina pensieroso Osvaldo Bagnoli, il sergente nella neve. L'inizio è difficile, un primo tiro di Korać termina sul fondo. Ancora il capitano dello Sportul di testa fa nascere una mischia sventata da Giuliani. Al quarto d'ora è Popa ad impegnare il portiere gialloblu in questa deviazione in angolo. Il Verona trova la sciolina giusta nonostante il terreno davvero impossibile. Sul tiro cross di Cristea,
Dopo questo intervento di Volpati, la deviazione di Bozesan è fuori misura. Al 23esimo si fa vivo il Verona con un'azione partita dal piede di Galia, quindi Pacione che è servito di Gennaro, quindi Sacchetti, quindi il cross di Verza. La conclusione di testa di Pacione è sul fondo. Il solito Korash riesce a saltare la guardia di Berthold. Sul suo cross Stanici manca l'impatto giusto col pallone. Al 28esimo ancora Verona pericoloso con il grandissimo Galia che dopo un batti e ribatti ai limiti dell'area dello Sportul riesce a servire Verza. Il tiro del numero 7 è parato dal portiere Christian. I gialloblu non si adagiano sul 3-1 dell'andata, subiscono anche qualche contropiede rallentato dalla neve. C'è qui questo tentativo di Bozesan sventato dalla difesa gialloblu. Al 33esimo una grande occasione per il Verona, propiziata da questa splendida discesa di Berthold sulla destra, cross per Sacchetti che tira, Elker manca d'un soffio la deviazione vincente, un'azione che merita la ripetizione dal basso. Lo Sportul risponde con Stanici che serve Monteanu, Giuliani smanaccia via. Il solito Galia ruba palla ad un difensore rumeno. Serve Elkier che viene anticipato proprio al momento della conclusione. Ed eccoci al secondo tempo. Bagnoli dà alcune disposizioni a Verza. La partita è sempre dura. Proprio Verza commette questo fallo su Monteanu e si becca l'ammonizione. Il signor Ponné, buona la sua direzione, ancora protagonista. Pacione se ne va in contropiede su questo splendido lancio di Sacchetti. Il numero 11 viene steso da Iorgulesco, un rigore inequivocabile sul quale l'arbitro sorvola. È poi Coras a mettere al centro dalla sinistra, Giuliani è sempre attento. Al 66esimo arriva il gol gialloblu, l'azione è splendida di Gennaro, Pacione, Galia, Elkier, un dribbling e la palla che rotola in fondo al sacco. Verona 1, Sportul 0. Un gol tutto da rivedere e da godere nelle immagini dal basso. La panchina esulta e anche i tifosi sugli spalti scoppiano di gioia. Giuliani è all'altezza della sua grande squadra e sfodera un intervento da campione su Titleanu. Il Verona vicino al raddoppio, Verza se ne va sulla sinistra. Il cross per la testa di Pacione. Palla a Sacchetti che invece di tirare cerca il servizio per Elkier. La difesa rumena si salva con qualche affanno. La partita volge al termine, Giuliani compie altre due prodezze e salva così questa meritata vittoria che vuol dire qualificazione ai quarti di finale. Bagnoli osserva in piedi gli ultimi minuti. Dai, dai, dai. Mister, Verona splendido. Ma dopo la neve pensavo che il campo sarebbe stato una cosa per noi, un grosso handicap, invece si sono dimostrati, si è dimostrata una squadra che ha voluto la vittoria e l'ha dimostrata. Non è facile trovare in Europa una squadra che si comporta così, in trasferta specialmente. Ma io dico che dipende sempre dai giocatori che hai. Un grandissimo elogio a tutti allora, anche al pubblico. Sì, chiaro, abbiamo sentito i nostri che sono arrivati fino qua ed è un'impresa notevole, però quello che resta è che noi dovevamo vincere per la squadra, doveva vincere per la squadra, ecco. Insomma, Verona europeo, adesso si va avanti in Europa.
Beh, adesso si chiude la prima parentesi e adesso cominciamo a pensare al campionato. Grazie mister, complimenti. Marco, grandissimo allora, no? Un grande trionfo. Sì, è stata una grossa battaglia su questo campo infame, direi che abbiamo fatto il massimo, siamo felicissimi. Ciao. Allora Fonto, Verona imbattibile in Europa, si vince sempre qui. Ma speriamo che continui, una grossa partita, la squadra ha fatto una partita eccezionale, abbiamo sofferto sul campo incassibile ma abbiamo fatto da cada risultati. Grande Verza, grande Verona. Sì, grande Verona e grandi i nostri ragazzi che sono venuti ad assisterci anche oggi. Senti campione, nella neve vai benissimo, i danesi nella neve si trovano neve, bene. Grande neve questa. E grande gol, dove arriva questo Verona in Europa? Adesso arriva, adesso abbiamo un po' di tempo per il prossimo turno, per pensare bene. Sei sciato bene sulla neve, sì? Sì, ma è difficile giocare così, è difficile. Grande Verona, imbattibile in Europa. Grandissimo Verona oggi, ho visto grande Verona. Nei settori presidiati dai tifosi gialloblu è grande festa. Eccola che torna la colonna sonora di questa entusiasmante tappa europea. Congelati ma vittoriosi, poi adesso vado a vederli perché devono essere in condizioni terribili perché il campo era una cosa veramente bestiale. Loro volevano giocare per vincere a tutti i costi, hanno trovato un Verona deciso invece a non lasciarsi sopraffare, una bella cosa. Non è facile che una squadra italiana all'estero giochi in questo modo. Direi anch'io, direi che è stata data una dimostrazione di grosso carattere e grande volontà. Poi Bagnoli, sapete, lui avrà fatto la sua strategia e quindi tutti insieme siamo riusciti a portare a casa un successo che è sicuramente il vertice cui è arrivato il Verona in questi anni e speriamo che non sia l'ultimo. No, è stato un capolavoro, veramente una grande partita del Verona e mi complimento con tutti i giocatori che sono stati bravissimi dal primo all'ultimo, non c'è neanche il caso di fare una graduatoria perché veramente è stato un capolavoro, ripeto, anche tatticamente, fisicamente, tecnicamente, tutto. Hanno battuto una squadra molto buona anche tra parentesi perché ha dato parecchio fino da torcere specialmente nel primo tempo. Per vincere fuori casa una partita così difficile, senz'altro in un ambiente difficile dove si deve avere la mentalità giusta per vincere. Senti, Bruno Bernardi, giornalista della Stampa di Torino, ha detto non ci sono squadre in Europa che possono contrastare questo Verona. Lui ha detto che il Verona potrebbe addirittura vincere questa Coppa UEFA. Perché ride? Io rido? Sì. No, non rido. Allora, meno male. No, sì, perché no? Siamo forti come gli altri. Io non vedo una squadra molto più forte di noi. E poi in Coppa UEFA c'è sempre una legge un po' particolare. Non si vince mai, il piccolo vince contro i grossi. C'è sempre sorpresa, allora io non vedo perché noi non posso pensare a anche vincere. Senti Premen, ora quarto turno, quarti di finale, che squadra vuoi? Per me preferisce Barcellona, non so perché, però per me Barcellona è un grande società, grande stadio e se vince contro Barcellona sei veramente grande. Allora appuntamento al Neo Camp. Alla grande, sì.